Buon pomeriggio. Aiutare le donne vittime di violenza a denunciare e a ribellarsi è l'obiettivo della campagna Questo non è amore, presentata oggi a Catania dal ministro dell'Interno Lamorgese e dal capo della polizia Giannini. L'inviato è Duilio Calarco. 23 agosto a Citrezza, la 26enne Vanessa Zappalà è uccisa a colpi di pistola dall'ex fidanzato. 8 settembre, Bronte, la 45enne Ada Rotini è uccisa con decine di coltellate dall'ex marito. A Catania dall'inizio dell'anno ogni 5 giorni finisce in carcere un uomo che ha usato violenza nei confronti di una donna. Ecco perché la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il capo della polizia Lamberto Giannini hanno scelto il capoluogo etneo per presentare la campagna nazionale di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza di genere e fermare i numeri impressionanti dei femminicidi, 103 in Italia dall'inizio dell'anno, 60 le donne uccise per mano del partner o dell'ex, come accaduto nell'ultimo caso di Reggio Emilia, una strage che rende indifferibili interventi legislativi finalizzati a contrastare questi crimini, individuando percorsi normativi che aiutino le vittime maltrattate a denunciare e a difendersi. Uno strumento che la polizia ha messo a disposizione di potenziali vittime che, trovandosi a casa con una persona violenta, hanno potuto farsi riconoscere tramite il sistema di georeferenziazione dal posto di polizia più vicino, che è potuto così intervenire. Dal report delle divisioni anticrimine delle questure emerge che il numero più elevato di donne che si rivolgono alle forze dell'ordine per richieste di ammonimento si registra nelle regioni del sud e in particolare in Sicilia. La sfida si vince sul piano della prevenzione. Irroghiamo l'ammonimento, il questore agisce su un comportamento che è sintomatico dell'inizio del ciclo della violenza, non siamo ancora a livello penalmente rilevante, affrontiamo il maltrattante, lo invitiamo e lavoriamo sulla sua possibilità di recupero.